invita a fare un gol speciale, un gol al razzismo. Zoff ha vinto l'unico precedente contro Mancini, un Lazio-Fiorentina. Chiri Gonzalez esterno a sinistra di centrocampo, Van der Meyde a destra. Proprio Chiri Gonzalez invita Cruz alla deviazione, d'astuzia, Cruz per poco non beffa Dainelli e Secas alla sua prima partita in Serie A. Dainelli si occupa di Adriano sugli sviluppi di un corner, Adriano vince il duello aereo ma mette fuori da ottima posizione. Si vede la Fiorentina in attacco con Miccoli, Cordoba anticipa Pazzini ma sbaglia il rinvio. Dainelli, controllo e tiro che per poco non trova l'angolino basso alla sinistra di Toldo. Cambiasso, gran numero, disorienta Donadel, va a cercare Cruz, c'è l'intervento di Uifalusi ma Cambiasso ha seguito l'azione e firma un gol d'autore. Niente da fare per il portiere della Fiorentina, rivediamo il colpo di testa di Uifalusi, d'esterno destro, Cambiasso. Lì dove Secas non può arrivare, la prolungata gioia di Cambiasso. Zoff toglie Donadel e inserisce Maresca per dare più personalità, più geometria al centrocampo. E proprio per un intervento su Maresca si fa male Adriano. Si parla di stiramento, allegamento collaterale del ginocchio destro. È in forte dubbio la sua presenza nel derby d'andata di Champions League, ma bisognerà aspettare naturalmente ulteriori accertamenti. Con l'uomo in meno soffre l'Inter. Deviazione di Chiellini e grande riflesso da parte di Toldo che se la prende con i suoi della difesa per la libertà concessa a Chiellini, uno dei migliori della Fiorentina. Ecco la sua deviazione, bravo Toldo in questa occasione. Poi da Maresca a Miccoli, cross d'esterno destro, Chiellini di testa, ed è bravissimo Pazzini in acrobazia a trovare il gol del provvisorio pareggio. Pazzini che vuole sentire l'esultanza dei tifosi viola, troppo lontano Mihajlovic, ma c'era poco da fare su questa gran girata di Pazzini. Poi entra Martins proprio per sostituire Adriano che non ce la fa, troppo vicino al punto della punizione dell'Inter, Obodo che diffidato viene ammonito e dovrà saltare il 2 aprile Fiorentina-Juventus. Nel finale del primo tempo rischia l'autorete Chiellini per questo anticipo su Cruz. Dall'inizio della ripresa Fantini per Miccoli che ha problemi a un tendine. Mihajlovic, punizione, sbaglia l'intervento Pazzini, Cordoba invita al tiro Veron che segna e tiene anche l'applauso di Mancini. E vediamo il buco di Pazzini, Cordoba, il grande esterno destro di Veron. Una prodezza per lui, anche il bacio a Martins. Da Obodo a Fantini che aspetta l'arrivo di Chiellini, non lontano dall'angolo sotto l'incrocio dei pali. Veron cerca anche la doppietta personale, notevole la distanza, gran destro, Secas in corner. E proprio dalla bandierina Mihajlovic cerca e trova a Cordoba, è uno schema provato in allenamento che funziona perché Cordoba va incontro alla palla, lo perde, Uifalusi forse un po' disturbato anche da Pazzini. Ed è il terzo gol per l'Inter, Fiorentina che subisce gol da 12 trasferte di campionato. Entrano Cristiano Zanetti per Chiri Gonzalez, Di Livio per Viali ed Emre per Van der Meyde. Anche Viali era diffidato, viene ammonito, anche lui dovrà saltare Fiorentina-Juventus, si rischia anche l'espulsione perché manda a quel paese l'arbitro. Poi cross di Fantini, duello Obodo-Javier Zanetti, Nakata, maldestro, il tentativo di respinta da parte di Cordoba. Spera allora la Fiorentina perché siamo al 42esimo del secondo tempo, rivediamo l'intervento, l'autorete di Cordoba. Nakata ha un'altra opportunità, si accentra ma il destro non è incisivo. Nel quarto e ultimo minuto di recupero Maresca ha chiesto invano a Bertini il calcio di rigore per un intervento in barriera di Cambiasso.